Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision, la rubrica dai 10 minuti, minuto più, minuto meno, ma cercheremo di farle sempre più smart, in cui parliamo della vostra passione, che sia per l'uncinetto, per i ferri o per l'handmade. L'unica rubrica in cui potrete vedere tutti i nostri filati, in cui potrete avere tutti gli spunti per tanti nuovi progetti, in cui potremo parlare di voi, è una rubrica fatta proprio da voi. Iniziamo subito a parlare dei tre progetti di oggi, che sono stati pubblicati e condivisi nella settimana dal 15 al 21 febbraio sulla nostra pagina Facebook, ovviamente Meglio di Maglia. Alla fine parleremo anche di un filato appena arrivato in casa Tessilan, davvero molto interessante e con delle sfumature davvero originali. Iniziamo subito con il primo progetto, che è di Patrizia Ambrogini, che ci mostra la sua bellissima creazione realizzata con il Mark e che ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare. Vi ho già svelato troppo, quindi iniziamo subito con la nostra mini sigla. Parliamo del primo progetto di oggi. Patrizia ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, Maria Grazia Dottore, che è il gilet Bubbles. Vediamo quali prodotti ha utilizzato. Patrizia, per una taglia M, ha utilizzato circa 700 g di Mark Smeraldo e uncinetto numero 5 per la maggior parte del lavoro e uncinetto 3,5 per bordo, polsini e collo. Come potete vedere, ha fatto qualche modifica Patrizia rispetto al progetto originale della Fata. In primis, ovviamente, ha aggiunto il collo alto e le maniche. Ci ha dato qualche spiegazione in più in merito e ha portato anche qualche piccola modifica sui bordi. Poi per il resto ha detto che è stato davvero molto semplice, in quanto le spiegazioni presenti all'interno del tutorial l'hanno aiutata davvero tantissimo. La sua passione nasce fin da piccolina, ma poi per un periodo lo ha sospeso, riprendendo poi in mano ferri, uncinetti e filato poco più di 2 anni fa. Ci ha detto che è stato molto utile per lei, è davvero terapeutico, l'ha aiutata tantissimo in momenti molto particolari e delicati della sua vita. Il colore che ha scelto è appunto lo smeraldo, perché rientra tra i suoi colori preferiti. Ha provato moltissima soddisfazione una volta concluso il lavoro e il filato le è piaciuto davvero tantissimo. Ascoltiamo adesso il suo messaggio vocale in cui ci parla un po' di sé. Ciao Tessiland, e grazie per avermi scelto per la vostra rubrica. Per me l'uncinetto è passione, emozione e soddisfazione. Ogni giorno mi ritaglio piccoli momenti per dedicarmi a quest'arte che mi rilassa in maniera completa, come una seduta di meditazione. Quando inizio un progetto non vedo l'ora di finirlo per vedere il risultato. Un saluto a tutti e buona serata. Allora, visti tutti questi benefici, mi raccomando Patrizia, continua così. Il secondo progetto di quest'oggi è di Donatella Fioretti, lei che ha iniziato la sua passione fin da piccola. Infatti ci ha raccontato che il primo ricordo è lei alle elementari, che insieme alla sua classe ha realizzato una coperta a granny per la rivista Bella. Questo è il suo primo approccio nel mondo dell'handmade. Ha realizzato questo bellissimo maglioncino, vediamo insieme i prodotti che ha utilizzato. Lei ha utilizzato 200 grammi di Armstrong jeans e ferri numero 7. Le misure sono di lunghezza 52 cm circa, di larghezza 55 cm. Il tutto realizzato con 200 grammi di Armstrong. Per questa maglia a mezze maniche i punti che ha utilizzato sono maglia rasata dritta, punto ragnatela a rovescio. Si è trovata molto bene con il filato che ho utilizzato, l'ho ritenuto davvero molto morbido, caldo e confortevole, ma l'Armstrong, voglio dire, parla da sé. Ha preso spunto da un modello visto sul web e poi, come ha detto lei, è andata a braccio. Adora sferruzzare e uncinettare così tanto che ogni volta che finisce un progetto dice: e adesso che cosa faccio? Ma adesso lasciamo parlare lei. Mi chiamo Donatella, ho 56 anni, sono sposata, mamma di 3 figli e sono insegnante alla scuola dell'infanzia. Abito in un piccolo paese in provincia di Roma. La mia passione per la maglia risale a quando ero bambina, grazie anche a mia mamma, che è una donna dalle mani d'oro. Io lavoro nei ritagli di tempo, anche se non sono molto costante, infatti posso farlo tutti i giorni, come posso abbandonare dei lavori iniziati per molto tempo. Per me il lavoro a maglia e uncinetto, oltre ad essere un piacevole passatempo, è anche un ottimo antistress e mi ha aiutato molto in periodi particolarmente difficili della mia vita.
Aggiungo che sono molto soddisfatta della vostra vendita online e del vostro sito Tessiland, con dei filati veramente belli. Grazie infinite Donatella, davvero per averci permesso di parlare del tuo progetto, e adesso scopriamo la foto che ha ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. La foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana, dal 15 al 21 febbraio, è di Aileen Rock su AirTap. Direte voi, sarà straniera? E invece no, non è altro che Cornelia Petreus. Ha ottenuto tantissimi mi piace, dovuti sicuramente a questo candore che ha pubblicato, accompagnato anche da questa dolcissima e fiorata margheritosa collana. Vediamo quali prodotti ha utilizzato. Cornelia ha utilizzato l'Isaac bianco e i ferri 3,5. Per realizzare questa maglia, che è una taglia 42, ha usato circa 550 grammi. Il bianco le piaceva, non aveva una richiesta particolare e quindi ha scelto questa colorazione. Si dedica di tanto in tanto a questa passione e mai e poi mai avrebbe immaginato che adesso, pubblicando così da un giorno all'altro questa creazione, avrebbe ottenuto così tanti mi piace. E ci ha detto che in questo periodo si sta dedicando al corn. Poi vediamo, a volte va, a volte viene, a volte si dedica di più, a volte si dedica di meno. Comunque bravissima Cornelia, ha preso spunto da un tutorial in spagnolo, ma ci ha detto, e lo potrete trovare anche nei commenti proprio sotto la sua foto pubblicata sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, che è stato davvero semplicissimo seguirlo, perché il punto insomma non è estremamente complicato, non ci sono grossi aumenti o diminuzioni, soltanto una leggera diminuzione sulle spalle proprio per accompagnarle, e poi gli aumenti per le maniche ed il collo a V. È un po' timida, però nonostante tutto, e quindi apprezziamo senz'altro il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, ha deciso comunque di inviare un video proprio per ringraziare tutte coloro che hanno premiato il suo progetto. Vediamolo! Eccomi qua, io e la mia maglia, che pare a voi sia piaciuta. Mi avete sorpresa con i tantissimi mi piace, sono contenta. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte. Grazie davvero Cornelia, anche perché è riuscita in extremis a rispondere alle nostre domande. Lo abbiamo apprezzato davvero tantissimo. Ancora complimenti. Ma adesso parliamo di un filato che in un certo senso possiamo definire davvero artistico e molto femminile. Frida, l'ho adorato appena l'ho visto per tanti motivi diversi. Il Frida, ovviamente ispirato a Frida Kahlo, a colei che ha sempre avuto un'idea di femminismo e femminilità lontana dagli stereotipi. Ma la sua arte vive ancora e lo vediamo tutt'oggi, dai cerchietti con i fiori o anche ai mille colori che ci ha tramandato. Colori che potete vedere proprio in questi gomitoli. Il primo è il Cosmopolitan, ebbene sì, il cocktail dal succo di mirtilli e contro che Carrie Bradshaw beveva in Sex and the City, che potete vedere proprio direttamente in questo gomitolo. Infatti un po' di contro di succo di mirtilli in effetti ci sono. Il tutto sviluppato nel nostro meraviglioso campioncino. Guardate, sono davvero bellissime queste sfumature. Ovviamente questo, lo ricordiamo sempre, è un telino per dare un'idea, che ovviamente varierà nel momento in cui realizzerete appunto la vostra creazione, che sia a pannello o a top down. Però diciamo, queste sono le colorazioni che troverete. Adesso invece parliamo del Jamaican. In effetti ricorda un po' i colori della Jamaica, vero? Pensate che il Jamaican era una bevanda, insomma un cocktail che gli uomini delle piantagioni solitamente bevevano al termine della giornata di lavoro. E come potete vedere ha dei colori davvero stupendi, colori che vi faccio vedere nel dettaglio grazie al nostro campioncino. E voilà, dei colori davvero stupendi, vero? Guardate, c'è dal rosso aragosta al viola, queste note di turchese lavorate con il rosa, insomma da abbinare poi oltretutto a qualsiasi abbigliamento indosserete. Eccolo qui il nostro Luisita, che come potete vedere è un cocktail che si compone di qualcosa di blu, infatti ingrediente principale è proprio il blu curaçao, che potete vedere proprio in questa bellissima sfumatura intervallata anche da questo giallo, che insomma rendono davvero unico. Pensate, su un bel jeans staccherebbe, che è una meraviglia. E adesso invece una bella nota di giallo, il nostro Margarita a base di tequila triple sec e succo di lime. Pensate che il 22 febbraio c'è proprio una giornata dedicata al Margarita, l'International Margarita Day. Ma cosa ben più interessante, vediamo la sua sfumatura. Eccola qui, tutte le sfumature di giallo intervallate da spruzzi di rosa e un po' di tortora, davvero stupendo, un sole splendente da
indossare. E adesso veniamo al mimosa, al cocktail bevuto come fosse succo d'arancia da Gatsby, proprio nell'omonimo libro, appunto, Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Il giallo lo avevamo già utilizzato, ma le sfumature di questo mimosa sono davvero stupende, nonostante sia fatto con champagne e succo d'arancia. E come potete vedere, i toni sono davvero molto delicati, eleganti e sofisticati, esattamente come il gusto del cocktail di cui porta il nome. Paradise! E veniamo adesso all'ultimo, al Paradise. Eccolo qui, questo gomitolino. Poi sono così soffici che ti viene proprio voglia di... Questo mix di gin, apricot brandy e succo d'arancia, nato negli anni 20 e spesso viene utilizzato proprio come base per insegnare futuri barman il concetto di equilibrio nei cocktail. E diciamo la versione un po' più alcolica del mimosa. Lo vediamo nei colori che possiamo vedere qui sviluppati. C'è un mix infatti di colori, dal blu al rosa al bianco, però tutti perfettamente equilibrati, quindi sarà un piacere indossarli e sicuramente non passerete inosservati. Siamo giunti quindi alla conclusione di questa puntata di Tessiland Condivision. Io ovviamente vi ricordo di continuare a pubblicare i vostri progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, di continuare a seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Pinterest e TikTok, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, perché come potete vedere ogni giorno c'è un nuovo video da scoprire, che sia della rubrica appunto Tessiland Condivision o della rubrica Come Fare o ancora Tessiland News o tante altre rubriche o video che continueranno ad uscire. Mi raccomando, non perdetevene davvero uno. I link dei tutorial e dei filati di cui abbiamo parlato quest'oggi li potrete trovare proprio qui sotto il video. Vi ricordo di commentare, qualora vi fosse piaciuto davvero tanto questo video, di mettere un bel pollice in su o perché no condividerlo. Io quindi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando, continuate a uncinettare, sferruzzare, perché come tante di voi hanno detto in queste puntate di Tessiland Condivision e oggi più che mai è stato ribadito, fa davvero bene, tanto tanto bene. Alla prossima, ciao.